Siamo tornati in diretta con la quinta puntata di Divertiamoci, rubrica social di Gazzetta Regionale. Siamo in casa Lupa Roma con Matteo Prandelli. Innanzitutto benvenuto Matteo. Grazie mille. E allora, siamo tornati appunto a raccontare i protagonisti della Serie D. Parliamo adesso di Lupa Roma. Domenica c'è stata una sconfitta di misura in casa del Trastevere. Che partita è stata, Matteo? Diciamo che è stata una partita giocata alla pari. Il primo tempo abbiamo fatto un bel primo tempo, non riuscendo a concretizzare però le azioni avute, però nonostante tutto mi ha fatto uno pari. Poi al secondo tempo invece siamo andati in svantaggio e con un piccolo errore difensivo, mentre poi comunque con i cambi, con la voglia abbiamo cercato di ribaltare la partita o comunque di racciuffare il pareggio, ma non ci abbiamo fatta. Nonostante tutto, comunque, credo che sul piano della prestazione abbiamo fatto una buona prestazione. Ci è mancato quel pizzico magari di cattiveria in più per poter arrivare al risultato. Ecco. Ecco, per te è stato sicuramente un inizio di stagione importante, già messo a segno diverse reti. E qual è il tuo obiettivo personale? Sì, è stato un buon inizio di stagione, nonostante comunque la prima non l'ho giocata, però come sono abituato io preferirei sempre fare qualche golettino in più, e quindi non sono soddisfatto totalmente di quello che ho fatto, perché si può sempre migliorare, ecco. E quindi ora domenica abbiamo una partita molto importante da fare. E mi auguro di avere continuità col fatto dei gol. Ecco, allora, come sempre facciamo, dopo approfondiremo meglio il personaggio, il calciatore, l'uomo Matteo Prandelli. Adesso andiamo a conoscere lo spogliatoio della Lupa Roma. Mi accompagno nello spogliatoio. Grazie. Siamo qui al Francesca Gianni. Il nostro, comunque, come potete vedere, è uno spogliatoio molto serio. Assolutamente. Si contraddistingue comunque la serietà e la professionalità. Infatti possiamo vedere la professionalità. Abbiamo la sala spa sulla sinistra. Molto bene. Il porto della sala spa. Permesso? Permesso. Allora, qui abbiamo sulla sinistra, come potete vedere, sta facendo le unghie un nostro carissimo compagno. Molto bene. Il signor Montesi, che comunque è laureato in cosa delle unghie qua. Buongiorno signor Montesi. Buongiorno. Qua invece abbiamo il signor Abate, che sta sottoponendo una ceretta. Beh, perché come vedete lui è abituato a fare le cerette. Ha un poco pelo. Sentiamo un po'. Piano. Com'è? Dolore? Facciamo vedere anche l'altra clip. Assistente Svitter Koschi e Bianchi. Piano. Secondo me l'ha fatta troppo piano, l'ha fatta, eh? Troppo piano? Sì, secondo me dovresti. Aia! Com'è la va? Male. Buono? Buono. Vabbè, buona continuazione, grazie. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Questo è il centro spa. Poi, sulla destra invece abbiamo il barber shop. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Eccoci. No. Buongiorno. Il parrucchiere ci ha fatto lui è, perché lui praticamente ha la specializzazione nel taglio la look. Mi aveva chiesto di non fare i capelli rasati sopra, come vedete. Intanto sapevo che mi piaceva. Poi invece lo shampoo a signor Nannini, che è un cappellone. Aspetta un po' anche qua, negli occhi, così, perfetto. Sì, qua c'è il barber. Lavaggio completo proprio. Sì, qua tutto gratis anche, eh. Gratis, tutto gratis qua, incredibile. Se avete bisogno della spuntatura, legate. Ecco, vedete come legate. Stiamo sciacquando bene. Tra l'altro questa dei capelli non è una novità, mi dicono. No, perché noi non siamo proprio un parrucchiere professionista. Sì, ha studiato anche lui, ha studiato proprio
laureato, scienziato, tutto quello che sta Scusate. Arrivo, ben ritrovati. Salve. Arrivederci. Roger comunque abituato a manutenzione, ecco. Manutenzione perché molto bene. Ha fatto molte partite quest'anno, molti minuti giocati e infatti mi sa che avevo il dubbio che abbia fatto il contratto da manutentore. Bravissimo. E quindi si sta aggiustando una porta, probabilmente sta aggiustando. Com'è l'ho detto, a posto? Alla grande? Alla grande. Perfetto. Gira? La mia vocazione. Guarda. Ma non ballonato, incredibile. È perfetto. Cioè, non fa una piega proprio. Grande, ottimo. Perché noi comunque lo siamo, come potete vedere, i lavori quelli difficili, così li facciamo fare, no? La gente di cuore, perché siamo contro il razzismo. Esatto, molto bene. Esatto. Quindi, vogliamo fare un appello. I lavori fatti così. No to racism. Benissimo. Entri qua, è la sala quella per i più anziani della squadra. Permesso che c'è scritto, no, non c'è scritto qua, divieto di fumo, si può fumare qua. Ah, ecco. Qui c'è la bisca clandestina. Ah, ecco. Tutto bene. La bisca, come a parte... C'è una, quante carte? Come va? Come procede qua? Due. Io sto servito pure io. Questo è lo spogliatoio per i più vecchi. Parola a Dario, regà. Ehi, per favore, dai, fuori. Chiedo scusa. Dai, sto perdendo, dai. Sì, da qua. Vuole di destra, qua roba seria. Tocca a 20.000. Scusate il disturbo, ragazzi. 20.000. Scusateci. Scusateci se... 50, ragazzi. Abbiamo disturbato. Buona partita. Sono che cattiva, ho paura, sinceramente. Sì, grazie, dai. Sto perdendo il gioco, dai. Beh. 100. E niente. E poi... riusciamo un attimo. Non siamo messi qua. C'è qualcuno? C'è la banda. Ah, c'è pure la banda. C'è pure la banda, mi dicono. Buongiorno. Prego, banda. 1, 2, 3. Grazie ragazzi. Grazie a te. No, ciao Valeria. Grazie di cuore. Grazie. È un piacere. È veramente un gran piacere. Cioè, ma tu accetti tutto? Ma ci mancherebbe, però adesso finiamo. No, ecco, direi di no. Siccome dicono che siamo una banda, ci teniamo a dire che non la siamo così. Come vedi? Andiamo verso il campo, cioè... e diciamo in questa puntata, che definisco assolutamente meravigliosa, andiamo a scoprire meglio anche il calciatore Matteo Prandelli, sì. Dove nasce e come inizia a giocare a calcio. Io sono di Brescia e ho iniziato a settore giovanile in una squadra di provincia che all'epoca militava in Serie C, in C2 anzi, nell'epoca in C2. E ho esordito a 16 anni in questa squadra, appunto, che si chiama Montichiari, che ora dovrebbe essere fallita o essendo scomparsa. Dopodiché sono passato a Siena, dove ho fatto 5 anni di contratto, e da lì poi ho iniziato tutto a girare per un bel po' di squadre, in prestito in C1, C2, e poi dopo ho girato un po' anche all'estero, sono stato in Albania e in Belgio 2-3 anni.
e dopo sono stabilizzato in Serie D ormai da 4-5 anni, ecco. Ecco, quali sono le differenze che hai trovato tra il calcio estero e quello italiano? Ma guarda, ti dico, in Albania la escluderei a prescindere comunque, perché ho trovato un ambiente che non tranquillo, una cosa molto non molto pulita come calcio, anche se so comunque negli ultimi anni si stanno, come dite, la nazionale albanese si sta un po' espandendo il calcio, insomma. Mentre invece in Belgio erano già tutto bello programmato, settore giovanile, centri sportivi, comunque anche per un giovane crescere in un ambiente dove comunque puntano sul giovane, partono dal settore giovanile comunque da quando sono piccolini già a cercare di tirare fuori il giocatore poi più avanti, ecco. Quindi in Belgio c'è una, come si può dire, una cultura diversa dall'Italia, anche se magari la qualità magari è minore, però cercano comunque di tirar fuori il meglio da un ragazzino partendo dalle basi, partono magari da 6-7 anni, poi cercano di svilupparlo negli anni, mentre qua invece magari il ragazzino lo crescono fino ai 14-15 anni, poi dopo lo mandano via, ecco. Ecco, ti sei dato una motivazione a questa cultura diversa? Perché in Italia non si punta sempre di più sul settore giovanile? Perché comunque anche con questo fatto di questi regolamenti che, tra virgolette, avvantaggiano i giovani in Serie D, il giovane, quello bravo, comunque quello con un pochino più di qualità, lo mandano magari a giocare sicuro in Serie D piuttosto che farlo crescere magari in un settore, in una squadra come di Serie A, Serie B o Serie C, magari con poche presenze, poco minutaggio, invece magari preferiscono mandarlo in Serie D a giocare sicuro, ecco. Tornando chiaramente al tema Lupa Roma, domenica vi aspetta il Tortolì, ma quali sono, oltre chiaramente alla partita di domenica, gli obiettivi che vi siete posti a inizio stagione? Inizio stagione il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile, possibilmente nei playoff. Comunque abbiamo fatto tre sconfitte di fila, comunque tre partite, tre debacle abbiamo avuto, di misura, perché abbiamo perso 1-0, 2-1 e 2-1, quindi contro squadre di comunque che ambiscono anche loro a posizioni alte nella classifica, quindi vuol dire che ci siamo come gruppo, come squadra e come società. Di conseguenza io credo che questa squadra può ambire lo stesso, anche se abbiamo perso dei punti per strada, a una delle posizioni in alto, magari migliorando settimana dopo settimana allenamento, cercando di limare magari quei difetti che abbiamo in partita, quelle piccolezze che magari ci possono distrarre e far prendere gol, e secondo me se cerchiamo di limare quelli riusciamo anche, potremmo togliersi delle belle soddisfazioni, ecco. Sappiamo che tu conosci personalmente, se non sbaglio, Mario Balotelli. Chi è comunque il tuo attaccante ideale a livello professionistico? Sì, Mario è un amico e lo conosco da diversi anni oramai, che siamo cresciuti insieme a Brescia. E, è, tra virgolette, è un ragazzo che comunque stimo molto come giocatore e come persona. E vi posso garantire che non è quella persona che a volte i media vogliono far passare. E come idolo io c'ho sin da piccolino Inzaghi, perché sono milanista e sono cresciuto con i suoi gol e con le sue vittorie, ecco. Tu appunto hai girato diverse società, questa rubrica Divertiamoci nasce proprio per cercare di stemperare un po' le tensioni che ci sono sia dentro ma soprattutto a volte fuori dal campo, sulle tribune. Quanto pensi sia importante cercare di riportare un po' di serenità? Ma io credo più che altro che il nervosismo che ci può essere magari a vedere una partita di calcio non porta a niente poi fondamentalmente, quindi La partita di calcio deve essere una festa, come la vedo io, una gioia. Quindi io credo che venire al campo con l'intento, con l'obiettivo di dover litigare per una società, per dei colori, non porti a niente. Quindi
dovremmo tornare più a vivere questo sport come una gioia, come un passatempo, invece che di viverlo come proprio la vita al 100%, ecco. Ecco, chiudiamo con una bellissima notizia, perché appunto tu pochi giorni fa sei diventato nuovamente papà. Sì, due settimane fa esatte è nata la piccola, mia piccola, e con qualche giorno in anticipo ci ho fatto una sorpresa, e che posso dire, è una gioia immensa, una gioia che non si può descrivere a parole, non saprei neanche cosa dire. Comunque è stata una cosa stupenda assistere poi comunque al parto, tutti i giorni dopo, anche le notti in bianco. È una delle cose, anzi forse probabilmente la cosa più bella che ti può succedere nella vita. Ecco, se vuoi fare un saluto a qualcuno puoi farlo. Saluto la mia famiglia, che comunque vedo poco durante, eccola, durante l'anno. Durante l'anno saluto la mia compagna e i miei figli, saluto i miei compagni anche se tra poco li vedrò, quindi cioè, purtroppo mi tocca vedere con i capelli un po' bianchi come, sì, il sottoscritto. Benissimo, allora si conclude così la quinta puntata di Divertiamoci. Ringraziamo Matteo Brandelli, grazie, ringraziamo tutta la Lupa Roma, grazie, per la grande ospitalità. Appuntamento al prossimo giovedì e grazie ancora. Grazie ancora.